Qui sono decisamente perplessa. Faccio un buco con il trapano sul coperchio e poi lo allargo con le tronchesine. Il buco, nella parte di sotto, va fatto solo con le tronchesine e poi va aggiustato, ovviamente. Faccio passare i cavi nella barra filettata, la barra filettata nel buco e blocco tutto con il golfare femmina. Eh sì, si chiama proprio così. Stringo il golfare femmina che mi servirà anche ad appendere la lampada al soffitto. Non mi resta che montare il portalampada e fare tutti i collegamenti elettrici. Il portalampada sosterrà, come lo vogliamo chiamare, il paralume, che poi non è altro che la parte inferiore della vaporiera. Quindi la parte superiore va al soffitto, mentre la parte inferiore è quella dove ci sarà la lampadina. E voilà!